Davide ci rispiega la piccagna. Questo pezzo di carne, piccagna o codone, come le chiamava le nostre nonne, è un pezzo di carne che da noi viene considerato essere di seconda scelta. In realtà è un pezzo molto nobile, molto saporito. E saporito sì, perché come vedete la carne è magra e viene venduta con il suo strato di grasso, di strato lipidico. Più c'è grasso e meglio è, quindi vieni camera mia, chiama. Consiglio sempre di, prima di della messa sul fuoco, di praticare delle incisioni a scacchiera sullo strato lipidico, dove comunque sia, non deve essere un taglio superficiale, bisogna arrivare leggermente in profondità, quindi incidersi il grasso, ma arrivare anche alla miofibrilla muscolare, in modo tale che nel momento in cui andiamo in cottura, dove passeremo tre quarti della cottura sul lato grasso e un quarto sul lato magro, quando lo gireremo il grasso andrà in profondità all'interno della carne, dandoci quel gusto particolare. Quindi, oltre ad aver inciso, ho prima pennellato un po' con un po' di olio, ci mettiamo sopra del sale grosso, massaggiamo in modo tale che questo sale grosso faccia anche da crosta naturale a quel bel roast beef di codone che andremo a tirar fuori dalla griglia tra circa una trentina di minuti, e gli diamo anche una bella spolverata con un simpatico profumo di pepe, miei cari ascoltatori. È un fregone qua, questo? Ma tu pensi, pensavo che fosse la tendina per chiudere lo spazio dei piatti. Andiamo in cottura? Ti metto in pausa. Com'è? Siamo a temperatura? Siamo a temperatura? Sì, si è partito, eh? Non sei televisivo, eh? C'ho il sonno, il caldo, una fatica. Vado? Vadi. Quindi prendiamo il lato grasso e lo mettiamo subito in cottura. Calda sta piatta. Chiudo? Ma...